Alessandro Facchinetti ha presentato la squadra che lo accompagnerà nella corsa elettorale alla carica di primo cittadino del comune di Arezzo. I candidati sono stati presentati nella sede del Partito Comunista. E noi come Partito Comunista abbiamo fra i vari punti, ma questo è il principale, quello che riguarda il mondo del lavoro. Quindi questo riguarda anche i pensionati e di conseguenza riguarda tutte le famiglie che oggi, diciamo, molto spesso ricorrono come stato sociale a quei genitori, a quei nonni che hanno la fortuna di avere una pensione ancora dignitosa. È una situazione che sta diventando veramente drammatica e quindi crediamo che come forza politica comunista non possiamo altro che prendere posizione per il mondo del lavoro, per i lavoratori, contro lo sfruttamento, contro il lavoro nero e per la ripubblicizzazione di tutti i servizi di interesse pubblico, quindi diciamo dei nostri concittadini, a partire dall'acqua, a partire dai trasporti, quello che riguarda le telecomunicazioni. Cioè noi vorremmo una società profondamente diversa, una società non basata sul profitto, basata sul lavoro. Vogliamo lavorare meglio, lavorare tutti e lavorare meno, grazie alla tecnologia che oggi porta vantaggio esclusivamente alla parte padronale, perché dobbiamo chiamarla con quel nome, padroni. Noi siamo lavoratori, la nostra è una lista di lavoratori, lavoratori dipendenti, lavoratori privati, partite IVA, disoccupati, studenti, universitari e di scuole superiori. L'ultima battuta, che fareste in questo comune? Quali secondo lei le prime tre necessità? Le prime tre necessità, come dicevo, appunto è quella del mondo del lavoro, quindi la ripubblicizzazione di tutti i servizi, quindi garantendo a quei lavoratori oggi che fanno parte di partecipate o di finte cooperative o di aziende private comunque che utilizzano contratti a tempo non determinato, quindi contratti precari, dove di fatto i lavoratori sono messi spesso sotto ricatto, comunque in grosse difficoltà. Gli altri punti sono, seguendo questo filo comunque logico, la questione dell'acqua pubblica, che è una vergogna, un referendum votato da quasi 30 milioni di italiani in favore dell'acqua pubblica, siamo sempre lì, dopo governi di centrodestra e di centrosinistra, sia nazionali, regionali ancora no, diciamo solo centrosinistra, ma anche locali. L'altro punto per noi fondamentale per la città di Arezzo è l'inceneritore, è veramente uno scandalo, il raddoppio di una cosa che non serve ad Arezzo e rischia di trasformare Arezzo nella pattumiera della Toscana. A guidare la lista del Partito Comunista sarà Caoli Berni. Io sono molto giovane e devo dire che in questa esperienza di queste elezioni sia amministrative che regionali sono comunque accompagnata dal partito che ha l'età media più giovane fra tutte le liste che si presentano. Infatti il Partito Comunista è senz'altro il partito dei giovani, è il partito delle donne lavoratrici e quindi portiamo avanti le nostre istanze, cerchiamo di farlo anche attraverso queste elezioni. Senti, una cosa importante, quali tre punti a cui tieni in modo particolare? Allora, senza ombra di dubbio il lavoro anche giovanile, che è un tema che viene affrontato sempre quotidianamente in maniera superficiale da chi ci ha governato in tutti questi anni, sia dal centrodestra che dal centro-sinistro. L'ambiente, che non si deve limitare a uno slogan, ma deve essere un impegno serio, quindi in questo caso anche per questo noi siamo contro il raddoppio dell'inceneritore. E poi il terzo punto è sicuramente il decoro urbano. Il decoro urbano non inteso come è stato fatto in questi ultimi anni, ma proprio come poter creare una città a portata di giovani, a portata delle aspettative dei giovani, quindi con un polo universitario adeguato, con la possibilità di avere degli spazi sociali gestiti dai giovani che abbiano comunque la possibilità di esprimersi al meglio.